Ciao a tutti, siamo qua all'ingresso del centro agroalimentare per augurare a tutti quanti e quelli che mi seguono e hanno la bontà di seguirmi, così interessati alle cose che facciamo, voglio mandare a tutti un po' un augurio per questo Ferragosto che ormai è prossimo e naturalmente per questo breve periodo feriale in cui anch'io, diciamo, sarò meno presente sulla rete con i miei viaggi, i miei tour, le mie chiacchiere, quindi ci tenevo a mandare a tutti quanti un messaggio affettuoso, spero che ciascuno abbia modo comunque di passare queste giornate con un attimo di tranquillità, rilassandosi con le persone care, come si dice, ma insomma con ciascuno con chi vuole, ma con soprattutto una serenità d'animo che è poi l'elemento fondamentale che qualifica il riposo di tutti noi. Naturalmente un saluto ancora più forte va a chi invece lavora, perché comunque Ferragosto anche in questi giorni c'è chi lavora, perché magari si è riposato prima, c'è chi lavora perché deve farlo, per il tipo di attività, per il tipo di lavoro che svolge, insomma anche a loro vanno i miei personali auguri e messaggi affettuosi. Oggi un messaggio particolarmente caro va poi a tutto il mondo delle persone che ha bisogno, che magari proprio in questi momenti è la fase in cui questo bisogno è più forte, più vivace, più sentito, e a queste persone, come al solito, il centro alimentare vuole essere vicino con le sue iniziative di solidarietà che facciamo sempre, ma cerchiamo di fare in particolare proprio nei momenti in cui più vivo appunto è il senso magari di solitudine, di sconforto che nasce da quando sono nel momento in cui chi vive una condizione di disagio la sente di più sulla propria pelle. Ecco, a loro voglio dire il centro alimentare, quel poco che può fare, che consiste nel raccogliere un po' di frutta fresca, di prodotto fresco da destinare al consumo, in questo noi ci siamo anche in queste festività. Ecco, insomma, spero che questi viaggi, queste attività che abbiamo svolto in questi mesi siano stati comunque interessanti e continueremo in altre puntate, in altre suggestioni, insomma. Io lo faccio soprattutto perché è una cosa che mi diverte, mi piace e poi mi sento che c'è anche un modo per interagire con tanti di voi. Quindi di nuovo auguri a tutti, buone feste, buon relax per chi può o buon lavoro per chi deve.